Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi siamo in provincia di Bergamo, in particolare nel parco naturale delle Orovie Bergamasche e questo è il bivacco Città di Clusone. È un bivacco relativamente nuovo perché è stato realizzato nel 2015 in sostituzione di quello vecchio. È veramente bellissimo, ha perfino le luci interne alimentate dai pannelli che si trovano sopra il bivacco. Per arrivare qua ho parcheggiato all'hotel Spampatti, che si trova a Castione della Presolana, appunto in provincia di Bergamo. Per raggiungere questo posto c'è un trekking da fare, non particolarmente impegnativo, sebbene l'ultima parte sia un po' più in piedi rispetto all'inizio. E basta, ora vi faccio vedere come sono arrivato qua e quali altri posti ho visitato qui nei paraggi, molto noti a chi conosce la zona. A dopo! That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I primi 300 metri di dislivello di questo trekking fino a Malga Cassinelli, dove mi sono permesso un caffè per riprendere un attimo fiato, si sviluppano nel bosco. Da qui in poi invece il sentiero inizia a diventare via via sempre più impegnativo. La giornata sembra buona, quindi proseguiamo. A dopo! Bene, dopo circa 800 metri di dislivello sono arrivato al bivacco Città di Clusone. È stupendo e veramente è in un posto incredibile. Ora vi faccio vedere dove si trova esattamente col qualche dronata. Tappa obbligatoria quando si è in queste zone è la Cappella Savina, dedicata ai caduti della Presolana. Si trova proprio sotto la parete sud della Presolana. Uno spettacolo. E ora Grotta dei Pagani. Complice la temperatura un po' insolita per questo periodo, la Grotta dei Pagani purtroppo non era come me l'aspettavo, anche perché il caldo anomalo di questi giorni ha fatto sì che tutte le stalattiti e tutte le stalagmiti della grotta si sciogliessero. Allora con la mia app di fiducia, Terra Map, ho visto che poco più sopra c'era un'altra grotta molto molto più grossa. Allora ho deciso di raggiungerla e farmi un panino qui. Buon appetito! Ora vi faccio vedere precisamente dov'è questa grotta. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. Il sole alle 3:15 è già andato giù, quindi ora conviene scaldarsi all'interno del bivacco.
I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. Bene, è arrivata l'ora di cenare. Ormai non serve neanche che ve lo dica più. Qua dentro comunque si sta da Dio, quindi il bivacco è veramente isolato molto bene. Come di consueto lascerò fuori la GoPro tutta notte per vedere cosa succede nel cielo. Buonanotte, ci vediamo domani. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Mi raccomando, lasciare sempre il bivacco meglio di come lo sia trovato, eh? Bene, sono rientrato alla macchina, spero che questo giorno e mezzo nelle Orobie Bergamasche vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.